Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. Questo è il nuovo video di Halloween. Sono super emozionata di fare questo video perché l'argomento mi interessa un sacco e credo di averlo sperimentato nella mia vita reale. Avete mai sentito parlare di arte o di musica canalizzata? Dicono che alcuni artisti, anche molto famosi, e alcuni musicisti strafamosi abbiano scritto alcune delle loro opere o appunto dipinto alcune delle loro opere grazie a un flusso che arriva da un'altra parte, come se avessero ricevuto le informazioni direttamente dal cielo. Si chiama musica arte canalizzata. Ora, perché faccio questo video? Perché, come vi dicevo nell'intro, mi è capitato a volte, e in questo video alla fine vi metterò il brano che ho scritto in questo modo, di sentire come se in un momento di estremo rilassamento mentale, di non giudizio di quello che stavo facendo, riuscissi a scrivere, sentire dentro la mia testa delle note, delle musiche bellissime e che poi ho scritto e che sembravano non venire da me, ma sembravano come arrivare da un altro luogo. Sembra che alcuni dei più famosi brani che conosciamo, poi anche volendo cambiare argomento, quadri, opere artistiche, film, libri, siano arrivati in questo modo. Ma su Cantare R&B ovviamente parliamo di musica e quindi vi racconto che cosa ho trovato. Il primo brano di cui vi voglio parlare è Yesterday di Paul McCartney. Yesterday, all my troubles seem so far away. Sembra che Paul McCartney, a detta sua, infatti vi inserirò la clip dove lo dice in un'intervista, una notte abbia sognato una melodia e appena lui si è svegliato si è messo al pianoforte a buttarla giù. Era talmente semplice ma accattivante e bella, magica, che a Paul sembrava di averla già sentita da qualche parte, come se l'avesse forse copiata o che fosse un brano che esisteva già. Quindi non riusciva a capire se realmente se l'era sognata ex novo, ok, se qualcosa nel mondo dei sogni gliel'avesse suggerita, oppure se fosse una reminiscenza, un ricordo di qualche altro brano, fin tanto che non c'erano le parole, perché comunque lui aveva sognato una melodia bellissima, ma non aveva sognato le parole assieme. Peccato, se no aveva già finito il lavoro. Butta lì delle parole che metricamente stanno bene e che servono solo per mantenere appunto la linea melodica, che poi cambieranno, no? Per molto tempo le parole di Yesterday non ci sono state, finché quasi dopo un anno e mezzo, da quello che leggo, in un viaggio di vacanza, credo, si mette a scrivere su una busta di carta le parole che poi diventeranno quelle vere di Yesterday. Vediamo l'intervista dove Paul McCartney parla appunto di come ha scritto Yesterday e di come non fosse neanche sicuro che la canzone fosse veramente sua. I had a piano by the bed and I just woke up one morning with this tune in my head. I thought, I don't know this tune, or do I? It's like an old jazz tune or something, and I've, because my dad used to know a lot of old jazz stuff. Well, maybe I've just remembered it or somewhere. So I sort of went to the piano, found the chords to it. I just hawked it round all my friends and stuff and said, what's this? You know, it's got to be something. It's like a good little tune, you know, and I couldn't have written it because I just dreamed it, you know. You don't get that lucky. Sembra esserci una connessione tra lo stato di rilassamento della persona, dell'artista, e la capacità di trasferire delle composizioni talmente perfette che sembrano quasi venire da un altro mondo, non dal sé, ma magari dal cielo. Infatti, entrambe le occasioni, una stava sognando e l'altra era seduto in macchina a rilassarsi. In questo momento di così grande rilassamento, le informazioni sono come scese dal cielo e sono poi diventate Yesterday che noi conosciamo. Sting, il prossimo di cui vi voglio parlare, racconta di aver scritto Every Breath You Take sulla poltrona e la scrivania di Ian Fleming, nella ex casa appunto di Ian Fleming, dove lui si trovava, è in Giamaica, si trovava in vacanza. Ian Fleming è l'autore di James Bond. Dice in un'intervista che ha scritto il testo di Every Breath You Take come se fosse stato suggerito dal personaggio stesso di Ian Fleming, cioè James Bond, che era questo personaggio affascinante che salva le persone, che però allo stesso momento in realtà
le persone anche le uccide. Infatti Sting dice che Every Breath You Take non sia poi una canzone d'amore così romantica, ma che abbia anche degli aspetti un po' inquietanti, quasi la storia di uno stalker. Allora vediamo insieme il video dove lui ne parla. There's something about the song that is ambiguous. It's to some people it's a love song. To other people they think it's some sort of anthem for a stalker. So there's something a little off about it. I think that's its power. You know, I wrote that song in Jamaica in 1982, I think. And I was staying at the house that used to belong to Ian Fleming. Oh, the, wow. The writer of the James Bond books. And I wrote the song at his desk at late one night. So I feel the ghost of James Bond is there. You know, he's an ambiguous kind of character anyway. He's our guy, but he's also, he has a dark side to him. You know, he kills people. So I think that ambiguous quality somehow invaded the writing of that song. That's my story. Okay? Ora, devo dire che non riesco bene a capire se questa intervista, questa spezzone di intervista, celi un po' di ironia dietro alle parole di Sting. Se volesse magari un po' scherzare, potrebbe anche essere questo il caso. Ho letto anche da qualche parte, ma non sono riuscita a trovare un'intervista dove l'ho sentito dire da lui stesso, che le parole Every Breath You Take, I'll Be Watching You gli fossero appunto arrivate anche a lui in sogno. Il terzo brano che vi voglio nominare, invece, stiamo parlando, ragazzi, di I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Niente po' di meno. Quindi vedete che abbiamo nominato tre brani assurdamente famosi. Il 6 maggio 1965 Keith Richards si trovava a Clearwater in Florida, stavano facendo uno dei loro tour. Una sera si trova con la sua chitarra sul divano e comincia a suonare delle cose. Dopodiché si addormenta e la mattina dopo racconta di aver notato che il nastro che aveva utilizzato per registrare live quello che stava facendo era arrivato alla fine, si era praticamente addormentato mentre stava registrando, e riascoltando la cassetta in mezzo a 40 minuti di ronfare Keith Richards trova la registrazione di se stesso che suona una bozzata, I Can Get No Satisfaction, in particolare il strafamoso riff di chitarra che ha fatto la storia, che è il riff di chitarra rock di tutti i tempi. Pa pa parara, 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 parara. Cioè, praticamente sembra che se lo sia sognato anche lui. Quindi vedete che ritorna appunto la storia del momento in cui stacchiamo il nostro giudizio e lasciamo che il subconscio abbia il sopravvento. Ora passiamo alla mia storia. Vi voglio far sentire che cosa ho scritto io una sera. Quello che provo è come se nella mia testa ci fossero dei suoni, delle piccole successioni di suoni, e li riporto sul pianoforte. In quel momento in cui lo faccio è come se io non fossi in nessun luogo, è come se intorno a me sparisse tutto, nel mio caso tutto diventa come buio, e però dipende anche da cosa sto scrivendo, e magari posso vedere immagini, posso avere delle sensazioni di luci, di non luci, di buio, o vedere anche proprio immagini precise, e sento i suoni che poi trasferirò sul pianoforte. Questo brano è particolare perché è un brano di musica classica. Io non sono una musicista classica, pur avendo studiato per 3 anni quando ero ragazzina pianoforte, sicuramente sono un amante di Chopin e sento questa connessione con i primi del 1800. Vi sto dicendo queste cose, queste antifone, perché io non so, non posso dire che questo genere di musica, che questa composizione sia effettivamente canalizzata, ma la sensazione era molto quello. E quello che mi fa molto strano è che appunto non ho scritto una canzone, una canzoncina, mi sono messa lì a scrivere una musica classica e adesso ve la faccio sentire. Vi dico il titolo perché io non parlo francese, però quando ho scritto questo brano vedevo l'evoluzione di pianeti, ok? E la vedo ancora, ci penso, mi viene la stessa immagine che avevo mentre scrivevo questa cosa.
E il titolo in francese ha qualcosa a che fare con Parigi, la Francia dei primi 800, che è un periodo che io sento molto vicino a me e non so perché. Commentate qui sotto se credete di aver avuto qualche esperienza simile, sono stracuriosa di saperlo. Misteriosissimo Ale.